Si è rotto di nuovo. Fa un odore orrendo di bruciato, e però adesso sta funzionando, ma a volte rallenta ed emette scintille, il che è una cosa molto bella da vedere. Ma ora cercheremo di capire il perché, e quindi dovremo smontarlo. Beh, a questo punto vediamo come si smonta. Questo l'ho tirato via facilmente. Poi abbiamo due vidri qua. Questo aspirapolvere è già stato purificato, niente Torx. Ecco, qua c'è il connettore, qua c'è un filtro aria pulito. A questo punto via questa vite. Però se usassi un cacciavite più lungo magari sarebbe anche meglio. Ottima marca di cacciaviti, se li trovate. Sono indistruttibili e purtroppo non ne ho uno migliore da far vedere. Qua abbiamo, no, qua non c'è una vite, forse è meglio togliere la cosente. Ok, vediamo se qua si apre qualcosa. Cosa si apre? Ricordo come si apre. Penso tirando con una violenza inaudita. Eh sì. Ecco fatto. E voilà. Ora, perché tu emetti rumore? Perché? Per quale motivo tu emetti rumore? Forse perché dobbiamo guardare la zona motore. Ok, la zona motore, eccola qua. Qui c'è il regolatore che ho cambiato. La girante è libera. Secondo me manca olio. Perché esso fa rumore? Per quale motivo esso fa rumore? Allora, olio, lampada IKEA. A me. Spazzole, dove sono le spazzole? Sono di dietro questa cosa. Questa gomma la metto qui. Ora apriamo il di dietro. Viti non Torx. Osservate le viti non Torx. E non c'è un bel niente di dietro. A questo punto io non so quale possa essere il problema di questo motore. Vedo dell'olio, quindi ecco, qua c'è
Qui si intravede dello spazzolame. Potrei provare ad aprire questo. Ma non esce. No, aprire questo è un braccio in culo, come si suol dire in gergo tecnico. Però gira bene. A me non sembra danneggiato, anzi, sembra in ottime condizioni. Forse perché sono senza occhiali? Se li trovassi sarebbe una buona cosa. Eccoli. Solo che non riesco assolutamente a vedere. Niente, dobbiamo togliere questo. Vediamo se con qualche martellata. Dove trovo il martello? Intanto qua c'è un altro tagliatore. Va bene, non userò il martello. Userò un cacciavitone. Funziona. Perfetto. Girante, ma qua il motore gira. Gira abbastanza bene. Ora, se riuscissi a svitare questo, potrei forse aprirlo completamente. Voglio veramente fare questa cosa? Sì. Chiaro, chiaro. È una 13? È una 13. Ovviamente non si muove neanche morto. E come si fa a bloccare questa cosa così? Forse con un panno. Un panno. Proviamo con un panno. Vediamo se, applicando una forza inaudita. Ecco, sì. Con l'odio si vince sempre. L'odio vince. Ecco fatto. Girante fuori. Ai 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 ai. Maledette Torx, maledette. E io voglio vedere qua. Voglio vedere qua dentro. Ecco. Per me i cuscinetti qui sono a posto. Cristorx. A questo punto apriamo le Cristorx. Dove troviamo le Torx? Dove Torx le ho messe? Allora, qua c'è un troiaio cinese di chiavi. Vediamo se abbiamo. Io purtroppo sono ovviamente fuori inquadratura perché sono un coglione. Con la K, un coglione. Ecco qua. Troveremo una Torx adatta. Sì, al volo, trovata al volo. Vediamo se riusciamo a fare danno. Perfetto. Ecco, uno poi dice le Torx, sono buone le Torx, sono buone il cazzo. Una vita di merda. Ecco qua. Ora vediamo, questa luce la metto così. No, troppa luce, la metto a fanculo. Vediamo cosa si nasconde. Notevole, che beltà. Qui c'è un cuscinetto in perfette condizioni, un asse e attenzione, io vedo qui i carboncini, non sono niente male. Però questo coso come esce? Ah, escono i carboncini. Vediamo i carboncini. Vediamo se hanno il carbonchio. No, i carboncini, guardate, sono enormi. Quindi non è un problema di carboncini. Forse
molto semplicemente mi sto preoccupando per niente, perché qua è tutto perfetto. Forse il rotore è un po' graffiato, però guardate, il cuscinetto è magnifico. Spin, guardiamo l'altro carbonchio, il carbonchio. E anche lui, se si muovesse, è bello lungo, guardate qua. Guardate che carbonchio. Ok? Allora questo si deve ficcare all'interno di un connettore qua dentro. E qui sicuramente avrò sbagliato, infatti non l'ho ficcato, ma è andato di lato. Quindi ora invece ora l'ho ficcato. Va bene, sapete che vi dico, un po' di pulisci i contatti qua. Ma anche e soprattutto, se lo trovo, un po' di WD-40. Dov'è il WD-40? Attenzione, non trovo il WD-40. Eccolo. Il WD-40 con questa cagata di sistema professionale, questa cagata progettata per sprecare prodotto, perché non puoi dosarlo, che te ne parte un quintale e ne sprechi un botto. Questa cagata vomitata. Professionale un paio di palle. Questa stronzata fatta per buttare prodotto e fartene comprare di più. Andassero a fare in culo. Va bene, io qua un po' d'olio ce lo metto. Perché? Che perfetto. Perfetto. Va bene, questo è a posto. Ora, quest'altro qua sotto. Ora io non so com'è, perché oddio, potremmo tirarlo fuori, mentre che ci siamo. Quindi tiriamo fuori tutto, via i carbonchi, uno di qua e uno di là, via il rotore centrale e anche l'altro cuscinetto. È più che perfetto. Notare le tacche scavate a mano per bilanciare il rotore e farlo ruotare senza vibrazioni. Quindi è fatto discretamente bene. Ora questo cuscinetto gratta leggermente, però me ne fotterò. Non male, devo dire. Ora, se riesco a pulire questa parte, mi serve uno saccio. Dove lo trovo uno saccio? Oh, perché non trovo mai un cazzo? Non voglio usare il microfibra di merda, voglio usare uno saccio. Ok, non mi entusiasma. Ecco, questo già mi entusiasma di più. Questo un po' di più. Ed ecco il rame. Qua c'è un vero schifo. Vediamo se riesco a pulirlo meglio. Sto sprecando prodotto, lo so.
Ecco fatto, abbiamo un vero schifo. Però sicuramente adesso è un po' più migliore. Andiamo da questo lato. Va bene, basta così. Forse è questo quello che fa rumore, perché lo sento grattare leggermente. Mentre questo... Beh, anche questo un pochetto. Però, insomma, ok. Va bene. WD-40. Qui dentro come siamo? A posto, dai, gli do una pulita, giusto? Giusto per fare le cose per bene, per bene. C'è un po' di polvere, ma è normale. Ok. Lo dichiaro ufficialmente pulito, autocertificato secondo le norme ISO 9001. Quindi adesso questo... Non so quanto sia utile, ma gli metto una goccia d'olio, perché questo è un cuscinetto sigillato. Quindi non penso che serva a qualcosa, ma me ne fotto, glielo metto lo stesso. Questo torna qui, al suo posto. C'è una molla che fa pressione. Bene. Poi devo rimettere i carbonchi, il carbonchio. Uno da un lato. Ecco fatto. E l'altro carbonchio dall'altro lato. Si schiaccia. Si ficca ed è a posto, ed i carbonchi sono a posto, perfetto. A questo punto, goccina di olio qui, e basta, direi basta così, perché qua adesso il cuscinetto entra. E ora devo andare a beccare le posizioni giuste per mettere questo coso, che dovrebbe essere così. Perfetto. Ora, contrariamente alla mia religione, rimetterò le viti Torx, perché non troverò mai viti per plastica fatte così che non siano Torx. Non ne ho, in questo momento non ne ho. Per cui, vabbè. Mi sento un po'... Sì, lo so, sto tradendo la religione. Ecco, le Torx che non spanano mai. Le Torx non spanano mai. Maledetto chi ha inventato queste viti del cazzo. Perfetto, ora questo coso gira, che è una bellezza. Ma in realtà girava bene anche prima, quindi davvero... Non capisco. Gli diamo una pulita. Ci diamo anche una pulita alle mani, va. Ok. Adesso qua si tratta solo di rimontare tutto al contrario. Qua c'è uno schifo. Schifo sul tavolo, ebbene, io uso questo spray che funziona molto bene. La girante, prima ci va questo, ecco qua, perfetto. Poi ci va la gisante.
girante che, scommetto, andrà avvitata in senso antiorario. Infatti, la vite della girante in senso antiosasio. Quindi panno, quindi chiave da 13, quindi violenza inaudita. Ok, e questa è pronta. Poi ci va il suo coperchio sopra, che va chiuso, così. Ecco fatto. E abbiamo il motore a posto. Poi, se mi ricordo come si mette, gli rimontiamo questo sopra, così, con le due viti non Torx, per fortuna. Voilà. Colleghiamo. Perfetto. Ora qui ci va questa, adesso vediamo come metterla, che non mi ricordo mai, questa placca, e questo lo rimettiamo facendo spazio. Allora, come va messo questo? Ah, ecco. Questo va messo così. È solo un trassero questi cazzo di cosi. Così e così. Va così. Questo si ficca qui. Allora. Se lui mi facesse il piacere di mettersi in posizione, questa cazzo di guarnizione di merda. Ecco fatto, perfetto, ora è veramente perfetto. Poi qua ci va l'altra vite, che suppongo sia questa. Esatto. Ah, e a questo punto lo rimontiamo. Eh sì, perché già il cazzo si è rotto, quindi automaticamente va rimontato. Qua gira tutta la perfezione, qui il cavo c'è, perfetto. Una spruzzatina di silicone gliela darei, lubrificante al silicone, se uscisse da sucazzi di coso. Vabbè, ok, questo qua, tiriamo e ficchiamo. Ok, flippiamo e mettiamo le due viti mancanti. Forse ho sbagliato una vite con un'altra, ma vi dirò che me ne sbatto, perché io ci metto questa, tanto tiene uguale. Una più lunga, una più corta, ma che cazzo me ne frega. No, ho sbagliato viti di nuovo. Allora qua queste sono corte, quelle corte vanno qui sopra, queste lunghe invece vanno qua.
Dov'è l'altra vite lunga che avevo adesso in mano ed è sparita completamente? Qua. Ecco qui. Altra vite. Ok. Poi. E siamo al momento della veritas. Perfetto. Questo viene messo qua. Questo si schiaccia qua con inaudita violenza. A questo punto possiamo già provarlo così. E vedere questa cosa si fermasse. Cristazzo! Non si ferma più. Andiamo a starter! Ferma più, va bene. Ok. Infernale, ma lo do per buono, ok, perché mi sono rotto le palle e quindi o è buono o è buono. Quindi filtro, quindi questo qua, due viti e vabbè, non finisco nemmeno di rimontarlo perché il video finisce qui. Arrivederci e buonanotte. Logicamente appena l'ho rimesso a posto ha smesso di funzionare. Perché? Perché si è rotto ancora lui, il cazzo di circuito. Praticamente c'è questo circuito di merda che usa ancora un SCR di merda come nel 1862, che è montato direttamente sul motore. Quindi questo circuito del cazzo si becca tutte le vibrazioni del motore, tutte. Il risultato è che questo SCR Triac del cazzo, non si sa cos'è perché non riesco a leggere la sigla, si rompe, si rompono i piedini e smette di funzionare. Si spaccano i piedini per le vibrazioni. Allora io adesso che cazzo faccio? Io glielo attacco coi fili, così lui lo metto dove non prende vibrazioni e vaffanculo. Ed ecco qua, risolto questo cazzo di problema di progettazione. Tutti questi aspirapolvere di questo tipo hanno questa scheda e hanno lo stesso esatto problema. Si spaccano i piedini, addirittura si spaccano i piedini di supporto di questo dissipatore di rame. Quindi tre fili, fascetta e vaffanculo. Vaffanculo. Morto di nuovo. Oddio, sta andando. Niente, si sarà dissaldato di nuovo quel cazzo di tria. Perché scalda tanto, assorbe molta corrente. Si vede che la vita oggi c'è ostile, questo coso. Dopo averlo smontato per la quarta volta c'è solo una cosa da fare. Concludendo, questo aspirapolvere surriscalda. Il Triac si dissalda da solo dalla scheda. La scheda vibra, i componenti si staccano. Quindi non c'è molto da fare. Io ho già un altro aspirapolvere, quindi questo sarebbe stato un secondo. È giusto che crepi.
è più forte di me. Io non ci riesco. Non ci riesco. E quindi, prima di tutto, analizziamo il danno dovuto al lancio. Devo dire che pensavo peggio. Dopodiché niente. Bisogna insistere. Devo vincere io, non lui. Devo vincere io. Stare così. Sento dei pezzi. Vediamo cosa si è rotto. Allora, questo si è spostato. Qui c'è un pezzetto di plastica. Ah, va bene, il supporto di questo. Me ne sbatto. Devo vincere io. Quindi ora questa fascetta che abbiamo messo va tolta con il forcipe. Con violenza. Togliamo questa vite. Per la seconda volta torniamo ad analizzare cosa è successo qua. Veramente è la quarta volta, anzi questa è la quinta volta che torno a vedere che cazzo è successo qua. Ma vi giuro che è l'ultima. Ve lo giuro. Vediamo. Io penso che il problema sia qui. Il circuito qua è perfetto, è sano, questa resistenza isolata, questi contatti sono a posto, quindi il problema secondo me è qui. Ok, questo condensatore è da cambiare, 16 volt, no, 220 microfarad 16 volt. Questo, quando l'ho scaraventato in terra, evidentemente si è danneggiato. Bene, bene così. Cerchiamo il ricambio. Ricambio già trovato su una scheda di recupero. Ed è questo qua. Ottimo. Nel frattempo guardiamo anche se qualcosa si è rotto qua. Allora, vediamo. Eppure sembra sano. No. No, questo è sano pure. È saldato. Questo è saldato e questo è saldato. Quindi o si è bruciato oppure non lo so, verificheremo immediatamente. Risaldiamo con l'uso della violenza. Qui non risalda un cazzo, spariamo il saldatore a 500 gradi, maledizione.
mi verrà sicuramente un attacco di scromiting. Devo scromitare. Tra poco mi verrà da scromitare. Ok. E questo è lui. Prendiamoci questo condensatore. Ecco qua. 16 volt 220 microfarad Rubicon. Sostituiamo questo, ma non è questo il nostro problema. Comunque noi lo sostituiamo lo stesso. Il negativo va sull'esterno. Bene. È ovviamente saltata una pista, ma io me ne sbatto. Ecco qua, un poco di stagno e saldiamo. Prima che mi venga un attacco di scromiting. Spelliamo un po' qua. Un po' di rame. Ecco fatto. Poi questo lo pieghiamo. E poi caliamo un bel blob di stagno. Qua ovviamente non si vede un cazzo. Ecco qua. Blobbone e condensatore sostituito. Questi contatti sono a posto, perfetti, quindi non vedo perché debba smettere di funzionare bene. Questo lo mettiamo qua. Come isolamento, e diciamo che sì, una parte di me vorrebbe rifare le saldature, ma l'altra parte di me sta dicendo vaffanculo. Quindi adesso noi andiamo a saldarci un nuovo triac o SCR o quel cazzo che è. Ce ne abbiamo uno nuovo qui. Questo misura la stessa cosa, ma è leggermente macellato, per cui sinceramente non mi fido. La pinza, dov'è la pinza? Recuperiamo questo orribile dissipatore orrendo. Ma sinceramente me ne sbatto. C'ho questo e uso questo. Qui c'è dello schifo. Va bene. Ok. Quindi ora questi li saldiamo lì. Esattamente così. Viola al centro. E gli altri due di conseguenza. Ecco qua, saldato, termo restringente, accendino.
e isolamento, perfetto, e quindi l'abbiamo saldato. Controlliamo il termostato qua, il circuitino qui che fa, ecco, magari così, perfetto, quindi la protezione per la temperatura è ancora funzionante, i fili qua sono a posto, questi due sono a posto, questo è a posto, questi sono a posto, sembrerebbe tutto ok. Vediamo un attimo qua, giallo di qua, arancio di là, perfetto, questo andrebbe messo così, ma invece noi ce lo mettiamo qua nell'ano, ce lo mettiamo nell'ano, ecco, questo lo schiaffiamo qua, vi rimettiamo il suo cazzo di dado, questo qua. Poi passiamo a guardare il motore, se per caso si è scassato qualcosa scaraventandolo a terra. E adesso ci riproviamo. Questo va così. Questo va dentro qua. Fatto, poi questo va qui, questo va al motore e questo va dentro a cazzo, e a questo punto rimettiamo una fascetta. Funziona, se non che mi sono perso un supporto nero che di qua evidentemente è saltato via, ma non lo trovo da nessuna parte. Devo riguardare il rallenti dello scaraventamento. Questa è in prova. Mettiamo su. Vedi com'è giusto che Giorgio che scrive, perfetto, tra l'altro anche i supermercati intanto, vedi, per esempio, vabbè, direi che basta, me lo tengo così e vaffanculo, finché dura dura. Ho vinto, ho conseguito la vittoria sul vile oggetto progettato malissimo con scheda montata sul motore, quindi sottoposta a vibrazioni, sembra quasi progettata per rompersi, il che è una cosa incredibile. Sono esterrefatto.